Consulsimer! E non... Bentornati sul mio canale, o benvenuti sul mio canale, io sono Baluccia Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio di Cucciolosamente Piper. Purtroppo ragazzi, cioè, fortunatamente siamo di nuovo in casa danese, però purtroppo la nostra Christabel ha ricevuto una chiamata dal preside. Il preside mi ha chiamato per segnalare che il mio rendimento scolastico è piuttosto vacillante. Se non sarò prudente potrò subire la bocciatura. Mi è stato detto di concentrarmi sui miei obiettivi scolastici, di restare di buon umore a scuola e di essere sempre puntuale. Mentre il nostro, vedete, si sta informando, no? Sulla febbre del roditore rabbioso, sta facendo ricerche sulla genitorialità, lei sta lavorando. Insomma, ragazzi, per la nostra Christabel non è proprio un periodo serenissimo, diciamo. E io ho un po' associato questa cosa a problemi d'amore, sì, perché la nostra ha una cottarella per qualcuno, non vi dirò per chi per il momento, ma ce l'ha. Tesoro, vieni in bagno. Anzi, fai una cosa, fai una cosa. Sapete un po' le adolescenti, ragazzi, no? Silenziose, magari non dicono quali sono i problemi che hanno. Cara, ma perché non sei ancora andata? Allora, ragazzi, quando cominciano poi non se ne esce più. Ginger è affamata, patata, ma c'è il cibo. Allora, fermi tutti, eh. Chiama per mangiare la piccola Ginger. Dopodiché magari debugghiamo, ecco. E vorrei portare a fare una passeggiatina media. Riusciamo? Perché non è vero che l'hai fatta, sei bugiarda se dici che l'hai fatta. Quindi puoi andare tesoro? Ce la facciamo? Io ho notato ragazzi che da un periodo fare una passeggiata col cane è diventato peggio di un parto trigemino praticamente. Perché veramente, guardate, non vanno, vabbè. Lui ragazzi è passato, vedete, è concentrato, no? Magari lavora ancora un po' tesoro, vediamo un po'. Immaginiamo ragazzi che stia qui a lavorare, ecco. Magari scrive un libro di genere, o immaginiamo ragazzi che in realtà non stia scrivendo un libro. Ma che sia, magari sapete, no? Vergogna genitoriale su internet, cosa hai fatto? La rete conferma tutti i tuoi peggiori timori, sei stato un pessimo genitore, non hai alcuna speranza di migliorare. Ma no, ragazzi, ma perché? Ma no, Federico, caro, non è vero, non è vero, è che tu sei un genitore molto impegnato, sapete, è un medico, ragazzi, comunque, ma non è vero. Ragazzi miei, vabbè, ora ovviamente immaginiamo, dicevo, magari che stia lavorando alla scrittura di un articolo scientifico, no? Sapete che comunque i medici... Tesoro, io questo qua te l'ho lasciato perché non si sa mai, però davvero non ce n'è bisogno, cara. Mettiti... Oh, ecco qua. E quindi, dicevo, la nostra, no? Ragazzi, sapete come sono gli adolescenti, tendono un po' a isolarsi, quando magari vivono un periodo particolarmente difficile... E chiacchiera con qualcuno. Ragazzi, con chi? Andiamo a chiamare Melanie, perché lei con Melanie, ragazzi, ha stretto una profonda amicizia. Senti, non voglio stare qui a prendere le mosche tutto il giorno. Che dici se andiamo da qualche parte? Sai, un po' mi annoio. Vogliamo fare qualcosa oggi? Tesoro, dovresti studiare però, perché hai visto che, insomma... Parte ammazza la roba, però voglio dire, dovresti fare i compiti. Sai, no, sì, mi ha chiamato il preside, guarda, ho proprio bisogno di uscire e di svagarmi un po'. No, invece dovresti proprio studiare, tesoro, proprio perché il preside ha chiamato. Ragazzi, questi adolescenti fanno come cappero gli pare. E invece la nostra è qui, che, tesoro, mi fai venire la rosolia, cambia abito. Io ovviamente mi sono permessa di dare un look, no, sulla base un po' degli abiti che avevano già in precedenza. Ho immaginato un po'. Per lei, per esempio, ragazzi, che è un ricordo, una persona che la vita in questo paesino le sta stretta, ragazzi, perché lei vorrebbe, ecco, vivere in città, in un appartamento, vorrebbe, no? Però, ragazzi, obiettivamente, per ora vive qui. Non ha
le possibilità economiche per separarsi dalla sua famiglia e cerca un look, un look che è se ricercato, però ragazzi, che è comunque semplice perché comunque attualmente lei è abituata, no, a uno stile di vita piuttosto semplice, ecco, diciamo. Però tesoro, volevo farti controlla le risposte degli amici di penna, ovvio, perché vi pare che una come lei, ragazzi, non ha amici di penna? E poi vediamo se c'è qualcuno. Oh, guarda un po' chi c'è. C'è Piper, c'è Phoebe, chatta con la nostra cara Phoebe. E quindi, ragazzi, sì, è un periodo in cui sapete com'è l'adolescenza, no? Un po' critico. E quindi un nuovo amico di penna, viva Twinbrook, le loro paludi mi hanno sempre incuriosito, va bene, ok, tesoro. Quindi io volevo quest'oggi concentrarmi un po' sui nostri adolescenti, ragazzi. Un'uscita, perché sì, perché non abbiamo dedicato ancora, a parte il viaggio, ragazzi, bellissimo, a Selva Dorada, quando abbiamo esplorato così, no, la giungla, che è andata anche a finire male, vabbè, lasciamo stare. Però, ragazzi, non è che abbiamo dedicato mai troppo tempo al gruppo degli adolescenti. E io ho immaginato, capendo, una strada fosa, no, magari i nostri a quest'ora escono, fanno un giretto, vanno in città, sempre perché comunque, ragazzi, i divertimenti, magari io immagino sempre che Brighton Bay sia una sorta, diciamo, di paesino, no? Una piccola cittadina, e magari sapete, i divertimenti sono limitati, diciamo, possono essere limitati a volte, comunque proprio nell'età di dell'adolescenza che uno vuole esplorare, vuole andare in giro, no? Vuole conoscere cose nuove. E quindi i nostri si organizzano, lei con appunto la nostra bella Rush, con i suoi amici, per passare un pomeriggio un po' diverso dal solito. Allora, eccoci qua, ragazzi, siamo con i nostri adolescenti. Beh, ovviamente, ragazzi, cioè, ve lo devo dire che scatta il selfie. Ovvio che scatta il selfie, mi pare ovvio, ragazzi, come possiamo smentirci? Dunque, siamo qua. Zachary, tesoro, cos'è successo che stai un po' girato? Malcolm, caro, hai capito che era finito il viaggio? Vabbè, ragazzi, lasciamo stare, perché i look dei nostri sono molto spesso, insomma, parecchio compromettenti. E magari potremmo, vediamo un po'. Allora, c'è chi ha fame, però magari non ancora. Diciamo che magari i nostri sono venuti qua, no? Dai, facciamo qualcosa di diverso, per esempio. E magari una sfida, una gara di canestri potrebbe essere fatta. Vediamo se tutti possono. Ma chi è lei? Ma che vuole? Scusi, si infila nel gruppo. No, solo con 3 persone. Allora, magari immaginiamo che ovviamente lei chiede a Melanie. Dai, facciamo una gara a Zachary. E magari con chi ha più amicizia? Magari dai, con Wolfgang oppure con Hugo. No, però ce lo vedo più Wolfgang, no? Mentre gli altri non oso immaginare cosa potranno fare, ragazzi, ovviamente. E ovviamente vanno al karaoke, mi sembra la cosa più ovvia. Ma poi dopo ci andremo anche noi. Forza, datevi da fare. Forza, giochiamo, va bene? Maschi contro femmine, forza. Vi stracceremo, via. E vai, Wolfgang, porta a casa già il primo punticino. Ma guardate, non avete speranze. Wow, sei un grande. Zachary, già così bene, iniziamo bene, ragazzi. Ragazze, fatevi valere, mi raccomando. Vai, Zachary. Bravo, mazza. Mi dai sempre molte gioie, eh. Ah, hai visto, lui ha sbagliato. Abbiamo ancora una possibilità. Vai. Forza, forza, dai! Oh, vedete come incoraggia Melanie, ragazzi, come incoraggia lei? Nessuna. Oh, perfetto. Però, complimenti, non sapevo fossi così brava. No, tesoro, sei tu pure che sei una schiappa. Lei sarà brava, però pure tu. Allora, dai, vai. Tocca a Melanie. Vai. Mi sa che c'ha lo stile di Zachary. No, praticamente Zach è l'unico che fa schifo qua, sei tu. Le ragazze sono in vantaggio 2-1. Vi state facendo stracciare, ragazzi. Io non ve lo vorrei dire, ma forza. Vediamo se riuscite a rifarvi. No.
Ma questi ragazzi non sono bravi nell'attività sportiva. Ma devo dire la verità che pure secondo me siete delle schiappe. Ma no, è perché ho fame, non sono concentrato. Certo. Oh, e vai, ce l'ho fatta. E lei è viva. Nella prossima era forse Zach riuscirà a fare di nuovo canestro. No, ti prego, non essere così cattiva. Ora vai, tocca a Christabel. Vai tesoro, concentrati, vai. Ragazzi, poi è magra, veramente come uno stuzzicadenti, quindi sembra quasi uno sforzo sovrumano lanciare sta palla per lei, obiettivamente. Per il momento le ragazze comunque sono ancora in vantaggio. Vai, puoi dare la svolta. Mamma mia, ragazzi, sì, sì, veramente le ragazze vi stanno stracciando, quindi basta così. I nostri, vabbè, dai, avete vinto voi, però che cavolo, che figuraccia. Beh, in effetti sì, avete fatto davvero una figura barbina, ragazzi. E adesso, ovvio che la serata non può non concludersi qua dentro, ragazzi, che c'era anche l'happy hour a prezzi scontati. Hugo, tesoro, deduco che la signora qua sia fondamentalmente stonata, e anche parecchio, perché ti vedo molto in irrequieto. Come va lei? Tutto bene? Perfetto. Allora, dunque, i nostri hanno fame fondamentalmente, quindi vieni qua e ordina del cibo. Io farei dei panini, perché poi, ragazzi, voglio dire, i giovani. Forza! Senta, stanno arrivando i giovani, quindi per favore. Sì, senta, vorremmo dei panini. Per favore, mi raccomando, non troppo grassi, perché devo mantenere la linea. Oh mio Dio, che notizia che ho appena letto. Sì, tesoro, non preoccuparti, ecco. Aspetta, molla, così mangiano tutti. Prendi una porzione insieme. Tesoro, capisco l'appetito, però ti prego, molla davvero. E tutti qua, finalmente si cena insieme. Ecco, guarda, c'è Martina qui. Impara a conoscerla meglio, magari. Discuti degli interessi, anche se non penso che tu possa avere molto in comune con Martina. Martina è una ragazza un po' particolare, comunque, ragazzi, vive nel paese delle tenebre. Allora, certo, non è proprio il massimo, è un po' cibo spazzatura, ma a volte possiamo anche concedercelo. Sai, uno strappo alla linea ogni tanto, non sempre ovviamente, ma nessuno mi toglie il mio smagliante sorriso. Beh, no, certo, ogni tanto si può anche fare uno strappo alla regola, sta dicendo lei, e beh, ovvio. Ma quale vantaggio della scappatella, tesoro? Non credo. Allora, chiedi della carriera, ma non penso che lei. Ma guarda, io veramente, guarda, con mia madre butto solo la spazzatura, ma di cibo spazzatura non ne vedo mai, perché lei è veramente molto fissata con la linea. Fermi tutti, perché sento che qualcuno sta cantando e vorrei capire se è qualcuno dei nostri, anche se non credo. No, Akira, no, Sergio, ragazzi dei nostri proprio zero. E insomma, sono qua, no? Però, beh, certo, è pessimista, sì, tesoro, una famiglia del genere, sfido chiunque. E la nostra, ragazzi, parla appunto di romanticismo e vede questa situazione, insomma, no? Diciamo, con la scusa, vieni qua. Ah, guarda, aspetta un secondo che devo chiedere una cosa a Melanie, scusa, giusto un istante. Melanie, tesoro, è lei? Sì, mi hai chiamato, cara. Guarda, se vieni un minuto, sai, stavamo parlando. Sì, sì, certo. Allora dimmi, no, insomma, stavi laggiù da sola, ma non stavo sola, stavo con Zach, appunto. Volevo sapere, hai visto su Simbook, quella lì è caduta con una buccia di banana, non è stato fantastico? Sì, ragazzi, gli adolescenti a volte sono veramente cattivelli, insomma, diciamocelo. Fai una conversazione profonda. Comunque in questo locale fanno della buona musica, non trovate anche voi? E immaginiamo che Zach arrivi da lei, allora, ci avete stracciato, Zach, tesoro, non riesci a trovare pace? Dai, sei un uomo di mondo, un uomo, vabbè, potrei accettare una sconfitta, no? Lui, beh... Ma sì, perché poi Zach, ragazzi, non è tipo che si attacca, insomma, a queste cose.
Beh, di certo non prenderò un aereo e non cambierò stato per questo. Mi avete lasciato come una statua, però. Non pensavo foste così brave. Ma per noi è facile come mangiare un tramezzino al formaggio grigliato, è ovvio. Comunque è musica per le nostre orecchie che hai ammesso di non essere bravo come noi. Beh, io sono una persona sincera, riconosco i miei limiti. Bene, certo, mi fa tanto tanto piacere. No, quale arrivederci, io volevo fare con voi... Oddio ragazzi, questa praticamente vive qua dentro. Non c'è un karaoke libero, ma davvero? Ma che tristezza ragazzi, la proviamo a fare una presentazione con... Ah, aspettate, prima magari, visto che la nostra Martina ha parlato di buona musica, volevo vedere se... Però mi sa che qua non ci sono le casse per poter far ballare i nostri giovani, insomma. No, non ne vedo. Quindi a questo punto fai una presentazione amichevole giusto per... Così magari schioda da... Ecco, canta in duetto country. Ma no, se ne sono andati ragazzi, ma che tristezza. E vabbè, perché al coprifuoco ragazzi, niente. Cara, devi tornare a casa. Giustamente ragazzi stanno dicendo, guarda, il giorno dopo c'è scuola, qua ci scatta il coprifuoco. Lei sarebbe rimasta ragazzi molto di più perché, insomma, no, ha un interesse. Vedete la faccia più serena, distesa, felice, dopo che ha visto il ragazzo che le interessa? La vedete? Ebbene sì, ebbene sì. Però ragazzi, obiettivamente c'è il coprifuoco, sei in mezzo alla settimana tesoro, sei rimasta fuori casa anche più di quanto dovevi e quindi è il caso di rincasare. Ok ragazzi, mentre Christabel torna a casa, Maristella, immaginiamo nel frattempo, no, loro sono già uscite, magari si sono godute la serata e ha proposto alle sue amiche di venire qui in palestra. Un po' perché ragazzi ovviamente lei è sempre attirata dalla vita di città, ovvio. E un po' perché comunque non hanno mai comunque ragazzi occasione di passare troppo tempo insieme col fatto di Piper, degli orari strambi della clinica. Quindi ragazzi è il momento. Anche perché l'attività fisica è importante. Vai così tesoro, ti vedo molto sprint. E ecco che le nostre, vai così, perfetto, è importante, guardate, cioè è proprio in sincronia ragazzi. E Piper se la svegna, tesoro, dove vai? C'è Tania, vedete ragazzi, Tania è qui ad allenarsi e lei non... La vedo un po' la classica ragazza che vorrebbe tanto avere delle amiche, però che non riesce a farsene purtroppo perché è fra virgolette ha sempre un po' avuto, no, magari anche magari ho immaginato tipo anche un po' al liceo così un po', no, la reputazione fra virgolette di mangia uomini, nel senso magari quella che stava sempre magari in mezzo ai ragazzi, no, gli piaceva farsi vedere eccetera eccetera e quindi non, le ragazze non apprezzavano molto per questo. Tesoro, se hai la diciamo la stessa abilità di tuo fratello, ti vedo male, ti vedo veramente male. Eccola lì, che non lo sapevo io che una di loro ragazze avrebbe fatto una triste fine. E no, le nostre, eccola qua, no tesoro, tutto bene, ma io dico boh ragazzi. Povera Iris, vedete? Già con un uomo qui a dialogare ragazzi, è più forte di lei, è più forte di lei. Basta, direi che non è il caso di proseguire ragazze perché... Allora, volevo fare... Ma sì, proviamo una sfida tutta al femminile magari ragazzi. Fai il tiro di allenamento insieme, tutte quante, via. Piper è già qua, immaginiamo che dai vi ho aspettato qua, su raggiungetemi. Vai tesoro, fammi vedere. Mamma mia che classe ragazzi, non è come suo fratello, non è come suo fratello. Vai. Oh ragazzi, 2 su 2, ma anche Maristella, tesoro, wow. Oh, ma sono tutte bravissime ste ragazze, wow, complimenti. Guardate con quanta nonchalance. Proprio ragazzi, canestri, piovono canestri, voglio dire, ma io sono senza parole. Cosa, fermi tutti, ma Elena, non fare la vaga, ti abbiamo vista
e sentita anche, ma io non lo so, ragazzi, boh, vabbè. Sì, tesoro Iris, va bene. E qua poi invece datti un colpo d'anca, ovvio che ti dai un colpo d'anca, vai, datti un colpo d'anca, tesoro. Vai così, hai visto quanto siamo brave? Certo, ne vale proprio la pena. La tinozza, ragazzi, è un dramma. Beh, potremmo fare una partita un giorno che è una bella giornata. Beh, sì, io non sono tipo da videogame, preferisco più le cose all'aria aperta, capito? Anche se poi dovessimo puzzare come pattumiere, beh, certo, mi sembra un ragionamento logico. Ma sai, anch'io la penso come te, che gusto c'è a rintanarsi davanti a quei videogiochi? Sono cose da lama. Beh, ragazzi, chiacchierate un pochino, ragazze mie. Discuti delle tecniche di fitness. Impara a conoscere. No, non ingannare nessuno, fai un discorso esortativo, insomma, no? È l'unico posto dove voglio stare, oh tesoro, che carina. Vedete, ogni tanto fa bene incontrarsi per questi allenamenti, perché bisogna restare in forma, ragazze. Ma sa- dai, ma Elena! Ma tesoro, ma... Elena evidentemente le ha fatto male qualcosa, ragazzi, che ha mangiato prima di venire qui, perché... è un continuo, è come un salvadanaio, ragazzi, quando mettete le monetine, va bene, allora, e Piper stava dicendo, sì, io condivido, guarda, fa bene comunque tenersi in forma, tesoro, non scatenarti perché, sì, non bisogna essere pigri e pensare a stare sempre a letto, certo, o fare attività fisica solo tramite videogiochi, una bella iscrizione in palestra, ma lei dove va acconciato così? È quello che ci vuole. Maristella, tu sì che sei sempre molto saggia, guarda, veramente con la tua saggezza colori la mia vita, tesoro, certo, non dico bidonate, mi sembra ovvio, no? Beh, Phoebe ha ragione, sei veramente molto saggia, tesoro, non bisogna sempre solo poltrire, eh? Beh, anche leggere dei libri sul fitness può essere utile. Certo, anche se in una giornata di sole è preferibile fare attività fisica. Ma qua tutti che arrivano così? Scusate, ma... Beh, anche prendere un cappuccino però non è male, eh? Sempre magari mentre uno legge un buon libro. Vabbè, abbiamo capito, ragazze. Liberate il campo perché qua... E c'è qualcuno qua che puzza da far schifo. Che carino, ragazzi. Una cosa veramente adorabile. E... Siedete e chiacchiera qui, cosa state facendo? Ma chi è che canta? Cioè, no, ragazzi, ste due veramente stanno rompendo i timpani e non solo all'umanità. Mio Dio. Con tutto il rispetto, Iris, tesoro, ma sei veramente stonata come una campana rotta. Ora io non volevo essere... Poi, ragazzi, le nostre, insomma, diciamo, si mettono qui a chiacchierare. Allora, senti, ti volevo chiedere, Maristella, guarda, se è un prestito, tesoro, non c'ho un simoleon proprio. Gli articoli in questo momento non vendono molto. Ma no, io ti volevo chiedere qualcos'altro. Sai, stavo pensando se un giorno di questi magari volevamo andare fuori a mangiare, che ne so, un dolce, qualcosa... tesoro? Magari lei discute degli interessi. Ma certo, con una bella giornata, perché no? Le fa un complimento. Sai, so che comunque uno non deve mangiare cibo spazzatura, però non bisogna nemmeno poltrire a letto. Brava, sono ottimi discorsi questi. Certo, io ascolto quello che dici, però ecco... Sai, non bisogna essere lama nella vita, bisogna agire, come dire, prendere la propria vita in mano, certo tesoro, perché per essere in da pollice in su bisogna vivere così, secondo me. E lei dice, certo, ma quindi in una giornata di sole ti andrebbe, quindi? Ma certo, perché no? Va bene, meno male, ragazzi. Allora, lei sta qua a fare attività fisica. Sono le 3:35, ragazzi. Io capisco l'attività fisica, l'uscita, tutto quello che volete, ma direi che è il caso di andare a casa, perché, insomma, siete sfatte. Quindi direi, ma di interrompere qua, di terminare il raduno, perché... Piper evidentemente, ragazzi, fa il turno di notte in clinica, perché per starsene in giro tutte queste ore, credo proprio di sì. Quindi, a lei dispiace comunque, ragazzi, perché la vede comunque che
non è che riesce proprio ad integrarsi, no? Nel gruppo che è qua. Tesoro, vai al lavoro, vai, vai. E quindi magari vieni qui vedendola, no? Tania! Ciao, come stai? Tutto bene? Lei, sì, tutto bene, mi sto allenando, sono concentrata sui miei obiettivi. Tu invece, Maristella, tutto bene? Ma certo! Sai, hai saputo di quella sulla buccia di banana, no? Oh, sì, ho letto, guarda, fossi al suo posto avrei preso un aereo e me ne sarei andata. Vedo che anche tu non stai qui a perdere tempo, a poltire sul letto. Insomma, ti dai da fare con l'attività fisica, come me. Anch'io penso che sia... Beh, io continuo a usare lei. Che sia utile. Poi qui, devo dire, mandano anche delle playlist convincenti. Ci tengono su lo spirito. Ma certo, guarda, io anche prima di trasferirmi qui amavo tenermi in forma. Ma dai, davvero... Si vede che sei una ragazza comunque che ci tiene. Ma certo che tengo alla mia linea, tesoro. Capisci? Non è, poi essendoci, tesoro, si vede al punto tale che stai puzzando come una pattumiera che non viene svuotata da tre anni. Quindi, sì, magari... Sai, io neanche mangio cibo spazzatura, praticamente mai. E mi dedico allo sport, anche al baseball se necessario. Va bene, sì, è molto divertente per te, tesoro, mi fa tanto piacere. E lei, insomma, cerca, no, di fare amicizia, ragazzi, perché comunque lo sa, le dispiace vedere che è l'unica delle coetanee, comunque, madonna mia, tesoro, Piper, ora voglio dire, no, certo che mi fai sta faccia. Come minimo, tesoro, che tramba tremenda che hai preso. Tutto bene? Stai bene, tesoro? Oh mio Dio, ragazzi, non ce la faccio. E, dicevo, a lei dispiace perché comunque sono tutte coetanee. Però, obiettivamente, Tania ha i loro occhi, ovvio, ragazzi. È una ragazza un po' particolare perché comunque, no? Per il discorso che abbiamo fatto prima, non sempre ben vista. Ma il gruppo si è sciolto, però voi state ancora qui? Proprio allenamento, ragazzi, preso con estrema serietà, eh? Guardate le nostre quanto sono belle. Veramente, ragazzi, sono tutte stupende. Bellissime, proprio, stupende. Beh, ora vado a lavarmi, sai, ho in mano un olezzo non indifferente. Bene, mi fa piacere. Mentre tu magari, tesoro, vuoi raccontare una barzelletta, guarda, forse a lei non è il caso perché è una che già riesce a stare a malapena in piedi su sto coso. Però magari me la tiri giù da lì con la scusa della barzelletta. Fai per tesoro, sei posseduta, mi sembra, oggi, eh? Ma perché Piper è flirtante? Mica stavi flirtando con quel tizio, tu non sei mai flirtante, chi è questo? Ma chi cappero è? Jacopo Lombardi, ma non azzardarti! Tesoro, guarda, io neanche divorzierei da uno così perché non mi ci sposerei proprio, quindi vedi che puoi fare, eh? Ma no, lo sai che io non sono portata per le relazioni? Sono solo spazzatura, tesoro, non dire così. Preferisco lo sport, guarda, preferisco vedere il baseball. Ma tesoro, tu secondo me hai letto troppi libri che vanno a finire male. Lasciatelo dire dalla tua Maristella. Non devi essere così negativa sull'amore. Guarda che innamorarsi non è come bere un cappuccino. È complicato, Maristella, capisci? E anche fidarsi delle persone giuste è complicato. Guarda, è più facile prendere un aereo e volare via e farsi una nuova vita altrove, bene, mi fa molto piacere, piuttosto che liberare il cassettone a qualcuno, capito? Va bene, ragazzi. Tesoro, sei veramente dolce come un muffin quando fai questi discorsi qui. Io non lo so, ragazzi, Piper oggi non lo so perché fa questi discorsi. Comunque, immaginiamo che lei stia inviando un SMS felice a sua madre per dirle: mamma, guarda, sappi che non è che sono deceduta, sono ancora fuori con le ragazze. Quindi tranquilla, tutto a posto, sto bene. Che c'è qua? Sali il livello in carisma, certo.
È una giornata splendida. Quando, immaginiamo, la madre le sta dicendo: guarda, è una giornata meravigliosa. Quando torni, però, usciamo insieme. A questo punto, io direi che possiamo fermarci qua per questo episodio. Abbiamo visto un'uscita con i nostri adolescenti che non vedevamo, ragazzi, comunque da un pezzo, perché da Selva Dorata, comunque, ragazzi, non abbiamo dedicato più tempo ai nostri adolescenti e dovremmo continuare a dedicarne, perché oggi ho voluto dividere un po' l'episodio fra Cristabel e Maristella, però obiettivamente poi più avanti vorrei anche fare degli episodi dedicati esclusivamente agli adolescenti, perché voglio dire, è importante, ragazzi. Quindi magari ora vediamo quando torno magari in casa Smith, visto che Elena la vediamo spesso con il lavoro di Piper in clinica, con l'uscita con le amiche, magari potrei dedicarmi invece un po' a Melanie, perché no? Quindi se l'episodio vi è piaciuto, ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Abbiamo anche visto l'uscita del nostro gruppo di giovani donne, delle amiche di Bridgerton Bay, che si sono dedicate all'attività fisica, un po' allo spettaculess, un po', ragazzi, lasciamo perdere, perché pure qua bisogna stendere un velo pietoso, vogliamo dire di quello, parlare di ciò che ha fatto Elena durante l'episodio, meglio di no, ragazzi, meglio di no. E anche le conversazioni, ragazze, assurde delle nostre ragazze, molto fissate con l'attività fisica, per poi concludere con quella di Piper, ragazzi, che non aveva né capo né coda. Non datele ascolto, io ci tengo a sottolineare questa cosa, non datele ascolto, perché Piper è un caratterino un po' particolare, ragazzi, quindi non prendete per vero quello che dice. Quindi, ragazzi, vi ricordo che in descrizione, nell'info box, trovate tutti i vari modi per contattarmi: l'account di Tumblr, l'account di Instagram, pagina Facebook, insomma, Twitter, di tutto e di più. Trovate, ragazzi, la programmazione del canale, che è abbastanza regolare in questo periodo, quindi spero di riuscire a mantenerla così, ragazzi, perché comunque gli impegni tuttora ci sono, ma riesco, diciamo, a organizzarmi meglio adesso. Trovate ovviamente, ragazzi, anche le mie playlist, quindi se avete perso un episodio andate e recuperate, ma soprattutto, ragazzi, trovate i link ai canali dei miei amici youtuber che fanno gameplay Machinima con The Sims 4 e gameplay con la PlayStation 4. Andate in tutti i loro canali, ragazzi, iscrivetevi, perché sono veramente, ma veramente bravi, ne vale la pena, ragazzi, io non mi stancherò mai di dirlo. E mi raccomando, attivate le campanelline, perché è veramente importante, in quanto, dai, queste stanno ancora qua, ragazzi, vivono qua ormai, perché ogni volta che pubblico un episodio, ragazzi, o qualcuno di noi, anche dei miei amici youtuber, pubblica un episodio, vi arriva la notifica se attivate la campanellina, quindi non rischiate di perdere mai nessun aggiornamento, ecco. Quindi, ragazzi, io vi auguro una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Ovviamente, ragazzi, vi auguro un fantastico sabato sera, divertitevi ora con le serate estive, ragazzi, no? Godetevi il relax, se siete in vacanza godetevi le vacanze, hanno capito, ragazzi, che devono andare via, meno male, anche tu tesoro, è il caso che te ne vai. Quindi ci vediamo al prossimo episodio, come sempre, ragazzi, voi ormai lo sapete, sul Simmers e non